Si è svolta oggi la prima udienza tecnica sul caso del piccolo Giacomo, il bimbo di 5 anni di Portoviro, morto dopo le visite negli ospedali di Adria, Chioggia e Padova. Udienza in cui si è delineato il caso. È stata richiesta la documentazione clinica da parte dell'avvocato della difesa e si è deciso per l'autopsia. Siamo in una fase, come vi ho detto, di accertamento iniziale, quindi dobbiamo verificare, cioè dobbiamo ancora acquisire la documentazione medica, tutto quello che riguarda appunto la fase degli accertamenti preliminari in sostanza. Quindi lo status, e quindi il pubblico ministero ha appunto aperto un procedimento proprio in ragione di questo, perché vuole vedere, capire, ovviamente i familiari, soprattutto i genitori, sono qui che stanno. I genitori che hanno già dato il consenso anche per l'espianto degli organi, infatti, quindi, però siamo in una fase in cui attendiamo questi chiarimenti, queste verifiche. E domani speriamo di saperne qualcosa in più. Ora dunque non resta che attendere. I prossimi passi sono quelli di attendere l'esito di questi accertamenti, avere la possibilità quindi di avere l'accesso di verificare tutta la documentazione medica e clinica che è stata, per quanto non è che ci sia grandi cose, perché stiamo parlando di qualcosa che si è in un lampo di 24 ore, di 36 ore massimo, insomma ci stiamo discutendo di questo. Quindi vedere, e dopodiché uno fa le sue valutazioni, la famiglia fa le sue valutazioni, e con i nostri consulenti decideremo i passi da fare, come anche il pubblico ministero, ovviamente, che sarà lui che deciderà anche cosa intende, come intende procedere.